Ciao a tutti, questo è GT Sport e questa è la gara del campionato FIA dei costruttori a Tokyo Expressway, o come la chiamo io, la tangenziale di Tokyo. Inizialmente non mi aspettavo molto da questa gara, soprattutto perché pensavo che come la versione gruppo 4, anche la versione gruppo 3 dell'Alfa Romeo fosse veramente pezzente in quanto a velocità di punta. Soprattutto qui, in questo circuito dove il rettilineo è di 50 gozzillioni di metri. Devo invece ammettere, nonostante non sia una scheggia, l'Alfetta ha tenuto abbastanza a botta. Ma cominciamo con un piccolo riassunto delle qualifiche, dove qui di solito è abbastanza importante cercare di mettersi in scia di qualcuno per ottenere un buon tempo. Ma dall'altro lato, avere qualcuno di fronte durante la parte tortuosa del tracciato ed essere comunque soggetti alle turbolenze della macchina che ci sta di fronte aumenta la possibilità di incarciofarsi nelle barriere e comunque perdere davvero tanto tempo in giro. Il primo giro è andato così così, perché dal lato appunto avevo la scia di questa BMW che potevo utilizzare per fare un buon tempo, dall'altro canto però ci stava la stessa BMW che dava un po' fastidio quando invece stava dietro, cercava di comunque di gareggiare e sorpassarmi ad ogni singola occasione, oppure qui nel tornante si butta, io non lo vedo, lo sperono un po', insomma. I nostri tempi ne hanno un po' risentito, sia i miei che i suoi. Quindi faccio un 2-0-2-4 che non è eccelso. Successivamente mi stanco di fronte, quindi ho detto ok, torno in box, ritento di nuovo un altro giro. Faccio un altro giro lanciato e guadagno un secondo. Questo mi butta in quinta posizione, che poi diventerà sesta. Continuo ancora per un altro giro, per finire l'ultimo giro. Miglioro ma non di tantissimo, quindi alla fine rimango sesto e partirò dalla sesta posizione. In quanto a strategia ho preferito andare sul sicuro, utilizzare gomme medie e non morbide e fare un pit stop al quinto giro. Sapevo che avrei subito un po' all'inizio gara, ma preferisco stare al sicuro e sapere che le gomme reggano per queste curve veloci, anche perché con queste barriere non solo rallenti tantissimo se sbatti, ma rimani in pista e se c'è qualcuno appena dietro che ti segue, ti centra in pieno, e insomma, la tua gara è rovinata. La partenza qui, come al solito, è abbastanza complessa perché tutti prendono la scia di tutti. Infatti, io prendo la scia di questa Renault, la riesco a sorpassare. C'è ancora un sacco di rettilineo da fare, quindi la Renault ha tutto il tempo di riprendere la scia. Allo stesso tempo ci sta anche una Porsche e una Nissan che adesso non si vedono ma si fiancano alla Renault, quindi io sapendo questo cerco di dare un po' di spazio all'interno perché volevo solamente sopravvivere, ma sbaglio la frenata, mi incastro tra le barriere come la Porsche e vengo anche spalmato ulteriormente sulle barriere dalla Nissan, insomma succede una tonnara incredibile e finisco in nona posizione. Non tutto è male quello che viene per nuocere però, perché sono nono, ma non ho avuto danni alla vettura nonostante sto casino. E qua non si vede, ma due o tre auto hanno avuto delle penalità per via di questa tornara. Quindi penalità che successivamente sconteranno, facendomi comunque guadagnare la quinta posizione alla fine del primo giro. Quindi al netto di tutto, ho guadagnato una posizione e la macchina è ancora sana. Mi lancio quindi all'inseguimento della quarta e della terza posizione. Fortunatamente, grazie alla scia, riesco ad affiancarmi a queste due auto e proiettarmi verso l'interno della curva. Qua viene il difficile però, perché qui è dove ho fatto l'errore al primo giro. Fortunatamente non ripeto lo stesso errore, tutto fila liscio e quindi riesco a guadagnare addirittura la terza posizione dopo due giri. Da quel momento in poi la Mercedes perde un po' di terreno, ma la Renault continua a starmi col fiato sul collo, quindi si butta all'interno al tornante prima del rettilineo. Io lo lascio passare anche per sfruttare la scia, quindi si ripete quel teatrino che c'è stato prima, insomma. Io mi metto dietro, lo risorpasso, poi lui si rimetterà di nuovo dietro la mia scia e mi risorpasserà di nuovo alla fine di questo rettilineo. Il mio obiettivo in questo momento della gara è cercare di perdere quanto meno possibile tempo dalla battaglia che sto avendo con questa Renault, quindi di sfruttare la scia per distanziare ancora di più le persone che stanno dietro, magari anche avvicinarsi alle prime due posizioni. Questo appunto non è semplice e anche bisogna capire un po' come
farsi sorpassare senza perdere tanto tempo, perché ogni volta comunque si battaglia, si perde sempre un po' di centesimi, quel paio di centesimi che magari possono fare la differenza dopo. Siamo invece adesso all'inizio del quarto giro, dove l'Arino si è distanziato un pochino, ma non abbastanza da uscire dall'effetto della scia. Questo mi permette non solo di riavvicinarmi verso la linea del rettilineo, ma anche di poter risparmiare un po' di benzina standolo dietro, in modo tale che poi quando arriverà il pit stop il rifornimento dura meno e guadagnerò altri centesimi che saranno sicuramente utilissimi. Qui do un po' di pressione e l'Arino sbaglia, struscia nel muro e mette in una posizione un po' particolare perché sono costretto a rischiare il sorpasso in un punto non comodissimo, ma fortunatamente tutto fila liscio senza particolari problemi. Tutta questa serie di sorpassi e controsorpassi finisce al quinto giro, quando vado ad effettuare la mia sosta in box per un nuovo set di gomme medie. Da qui in poi cercherò di approfittare delle mie gomme più fresche per guadagnare tempo nei confronti della Renault che, d'altro canto, avrà le gomme più surate. Rientro quindi in nona posizione, e qui viene la parte complessa, perché comunque devo continuare ad essere abbastanza veloce con le mie gomme fresche, per far funzionare l'undercut, e allo stesso tempo bisogna anche districarsi dal traffico che comunque sarà più lento perché appunto ha gomme più maciullate. Fortunatamente non succede niente di particolarmente pericoloso, a parte questo sorpasso sulla Beetle in un luogo abbastanza stretto, ma a parte questo non succede niente. Alla fine di questo giro, del giro successivo, cominciano a rientrare altre persone in box. Ci sono però anche altre persone che devono ancora rientrare, come la Mercedes che faceva prima parte di quel gruppetto, terzo, quarto, quinto che ho sorpassato a inizio gara. Mercedes che comunque raggiungo entro la fine del giro stesso, quando effettuerà la sua sosta ai box. Finisco quindi alla fine in quarta posizione e mi accorgo che però la Renault sta sempre avanti a me e comunque ha una certa distanza. A questo punto mi chiedo se avessi sbagliato qualcosa nella strategia o se abbia perso troppo tempo nel traffico. Da un lato pensavo che la Renault fosse riuscita a non rientrare in box del tutto, ma d'altro canto andava troppo veloce per avere delle gomme usurate. A stento riuscivo a chiudere il gap tra me e la Renault, che comunque si era fatta di 4 secondi. L'arcano mistero verrà risolto infine al nono giro, dove si verrà a scoprire che la Renault torna in box per una seconda volta, consentendomi di sorpassarla. Quello che era successo è che la Renault aveva già effettuato un pit stop precedentemente, ma senza rifornirsi di benzina. Questo vuol dire che da una parte ha avuto un pit stop veramente molto veloce, quindi ha consentito di avere quel gap di 3-4 secondi. D'altro canto però è arrivata anche a riserva prima del previsto ed è stata costretta ad un'ulteriore sosta. Riesco quindi alla fine a riappropriarmi della terza posizione. Il finale purtroppo non posso farvelo vedere perché per qualche arcano motivo e come avete potuto vedere precedentemente, il replay su GT Sport a un certo punto finisce prima del previsto. Metterò un'altra parte di gara per coprire, ma fondamentalmente non succede più nulla fino a fine gara, quindi riesco a tornare a casa con una terza posizione che sinceramente non mi sarei aspettato all'inizio della gara. Spero che questo riassunto vi sia piaciuto e vi invito anche a vedere il resto dei video sul mio canale. Ciao e alla prossima!